Gli spaghetti alla carbonara sono una ricetta nata in Italia per le mani dello chef Gualandi. Nel 1944 questa ricetta ha preso corpo in onore di un pranzo tra l'unione delle forze armate americane e quelle inglesi. Fantastico pensare come in pochissimi anni un piatto sia stato riconosciuto in tutto il mondo come uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. Oggi, per rispettare ma anche innovare un po' questa tradizione, ve lo presento con un gelato gourmet al pecorino e pepe nero. Quindi andiamo subito a mantecare il gelato. Mantechiamo il gelato partendo con la base 50 di zucchero. Aggiungo i due formaggi, il parmigiano reggiano e il pecorino romano. Una grattugiata di pepe nero. E poi aggiungo il latte. È importante che i formaggi siano grattugiati molto sottilmente in modo che nella struttura del gelato poi non si sentano in bocca. Il mantecatore è partito, abbiamo giusto il tempo di cuocere gli spaghetti, preparare il condimento e servire poi la carbonara. Faccio rosolare il guanciale, partendo da una fetta un po' più grande, che utilizzerò come decorazione, e fette un po' più piccine, in modo che durante il condimento si avvolgano bene agli spaghetti. Sento un gran profumo di guanciale, è il momento di preparare il condimento. Tuorlo d'uovo, pecorino, parmigiano grattugiato, un poco di pepe e miscelo. Il condimento all'inizio può sembrare un po' troppo denso, ma lo andiamo a montare con un goccio di acqua di cottura della pasta. Tolgo il guanciale. Aggiungendo poca acqua alla volta, creo una crema che mi servirà per dare una buona e gradevole succulenza alla pasta. È importante aggiungere l'acqua poco alla volta per evitare che l'uovo si cuocia. Il condimento è pronto, gli spaghetti sono quasi cotti e anche il gelato è quasi mantecato. Non vedo l'ora di assaggiarla. Una parte di guanciale lo trito sottile e lo aggiungo a un po' di pane fritto, in modo che sia il sostegno del gelato nel piatto e che isoli il gelato dal piatto caldo. La padella non deve essere molto calda, in modo che la cremosità dell'uovo rimanga intatta. Manteco la pasta per qualche istante, è sufficiente il calore della pasta.
creo un piccolo piedistallo per il gelato. In modo da avere anche una bella sensazione croccante. Ecco pronto il piatto, spaghetti alla carbonara congelato al pecorino e pepe nero.